Che cosa fai in questo? Qui sto preparando gli ultimi 10 fili che mi servono per montare un nuovo lavoro. Questo praticamente è l'orditoio, questo qui è l'orditoio che ti dà la possibilità di preparare tutti i fili dell'ordito con la stessa lunghezza. In questo caso è una stoffa larga 80 cm, per cui mi serviranno 240 fili lunghi tutti uguali. E quindi questo, che sono disposti a 1 metro uno dall'altro, mi dà la certezza che siano tutti uguali. Quindi preparo questi 10 fili che mi mancano. Come mai fai una croce qua sotto? Questo mi serve, aspetta che se no non riesco a contare, non so se sono abbastanza. Questo qui mi serve perché poi per montarlo sull'ordito, in modo da non far venire un groviglio di fili, mi mantiene separati praticamente i dispari e i pari, per cui io poi infilerò due passine di legno qui per mantenere questi separati, e mi Perfetto. agevolano il compito poi di annodarli, perché vanno annodati tutti e 240 poi sul telaio, quindi tirati, e poi vedremo come, insomma. Gli altri fili li infilo su queste piattine che mi separano e mi mantengono quell'incrocio che ti dicevo prima, così le fermo, poi li vado ad annodare. Si usa un nodo particolare che è il nodo del tessitore. Che ha di Ha particolare di come nodo? particolare che è di fortissima resistenza, ma nello stesso tempo, guarda, ora ti faccio vedere, vedi? Questo praticamente tiene qualsiasi tensione, riesce a tenere. Però se si dà il caso che io abbia sbagliato oppure ho bisogno di sfilarlo, basta prendere i due capi opposti. E si E si sfila come disfa. niente. Per comodità, si utilizza, cioè si usa, annodare il lavoro nuovo al di là del pettine, che è questo, per ovviare il fatto che altrimenti bisognerebbe infilare tutti i 240 fili che ci sono in questi che si chiamano licci. Questi sono licci che sono azionati dai pedali che ci sono sotto, ognuno dei quali praticamente ha all'interno ci sono questi ferretti con un buco. Nel buco passa il filo e questo ti consente di infilare questi 240 fili a seconda del disegno che tu vorrai realizzare, in un determinato modo, che poi pedalando, praticamente con l'utilizzo dei pedali, il pedale alza il liccio alza un determinato gruppo di fili. Questo determinato movimento di pedali ti consente poi di tirare fuori diversi tipi di tessuto con dei disegni, diciamo, quasi in automatico, senza doverli cambiare ogni volta manualmente il disegno. Così, a questo punto, dunque, a questo punto si sfilano le due piattine che sono qui, che servono per separare, per mantenere l'incrocio. Poi a questo punto si devono pettinare tutti i fili E come li pettini? con un normalissimo pettine per capelli. Pettinare, li divido a gruppi, li pettino, poi con l'ausilio di una persona, di solito mia figlia, che mi accompagna in questo lavoro perché a lei piace molto, anche a lei, si monta l'ordito. Proprio pettine per capelli. Proprio pettine, perché almeno è sottile quando faccio i lavori, quelli col filo sottile, Usi anche pettini un po' più radi oltre questo oppure? almeno. Questo? No, Su questo, pettini. pettini per Pettini pettinare? Ma per pettinare. in genere no, più o meno questa perché col passo del pettine che ho io, vedi, È ho un abbastanza pettine largo. abbastanza largo. Dall'altra parte arrotola sul subbio Quindi te metti in posteriore. Io tensione metto e in l'altra parte. tensione e dall'altra parte di là girano il subio arrotolando per tutta la lunghezza. Vai. Ok.
poco. Adesso bisogna attaccare questi fili sul subbio anteriore. Io ho questo metodo. Praticamente prendo una delle piattine di prima. Aspetta Sara, che forse me la devi allungare un po'. Non è molto bello. E a gruppi, cioè gruppi di 8. A gruppi di 8 praticamente li annodo tutti una prima volta e poi una seconda, una volta che ho regolato la tensione dei fili, sempre che sia il più omogenea possibile, li riannodo una seconda volta e poi si comincia la tessitura. Questo è un nodo particolare, quello che stai facendo per le gare? Questo è un nodo che serve, è particolare perché, adesso ti faccio vedere come si fa, perché sembra abbastanza complesso. Due gruppi di fili, li passi sotto la passina, poi dopo si intrecciano così, in modo che hai questi due gruppettini di fili che ti danno la possibilità, vedi, di regolare la tensione. Esatto. E una volta anche fatto il primo nodo piatto, che dopo verrà fatto il secondo per fissarlo quando li ho montati tutti, con questo si riesce, vedi, a regolare bene la tensione. Parlavi di cimosa, che cos'è la cimosa? La cimosa sarebbero i fili esterni che delimitano la larghezza del tessuto, quindi diciamo la parte esterna del tessuto che rimane di solito più consistente rispetto al resto, è la parte diciamo più che crea i primi problemi a chi si avvicina alla tessitura, perché è quella che una volta smontato il telaio ti fa capire se hai lavorato bene o male, perché finché è tutto in tensione sembra tutto bellissimo, poi lo smonti e se qualcosa non è andato ti spiego il primo lavoro, sempre la prima cosa è la cimosa che viene male. Ecco, la prima fila è finita, adesso vedi, scusa. Adesso con questi, partendo dal centro, regoliamo la tensione, vedi che si tirano, vedi, qui sarebbe molle, questo adesso è fissato. Quindi l'utilità di questo nodo è questa, insomma. Vedi, anche quando li tiravi all'inizio ne prendi uno a destra e uno a sinistra, sempre per dare omogeneità alla tensione. Sì. Ah sì, montandoli sì, si parti dal centro, io almeno parto dal centro e arrivo all'esterno. Bisogna preparare questa che si chiama navetta per passare e fare i fili della trama. L'ordito, quindi ora montiamo quello per la trama. È lo stesso colore, questo sempre perché è un paralume, quindi andava fatto in tinta. Che filo è quello che sta? Questo è un cotone speziato, ma normale cotone. Allora, questo quindi ti dicevo, come ti dicevo prima, questa qui è la tela. Dispari e pari. Perfetto. Ora, ma te come l'hai? Montati, allora, come montato? Questi sono montati con un'armatura che mi consente di fare diversi tipi di disegni quando è necessario. Sono infilati praticamente, diciamo, io ho 10 fili, sui primi 10 fili ho infilato 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2, 1, qua, capito? Praticamente è un movimento, si chiama la saia, è un movimento a, diciamo, spina di pesce quasi, che ora ti faccio vedere, a seconda di come si pedala, come si alzano questi licci, si ottiene un determinato disegno. Praticamente l'andamento è obliquo verso destra adesso. Il discorso che ti dicevo della cimosa di prima, perché tirando il filo quando batte, se no verrebbe rientrante rispetto a... Ma queste sono cose che praticamente spiegarle è questione di mano, e di esperienza, di pratica più che altro. È come andare in bicicletta, uno ti spiega come si fa, poi dopo bisogna che ci vai tanto in bicicletta per imparare a non cadere e andarci.